Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi degli autori emergenti, dei libri che ho letto, di autori emergenti nel 2022 e che mi sono piaciuti molto e che quindi vi consiglio. Avevo iniziato un po' a fare dei video durante l'anno dove focalizzavo l'attenzione su 2, 3, 4 libri di autori emergenti, poi ho smesso per questioni di tempo e ho voluto un po' racchiuderli tutti in questo video. La maggior parte dei libri che ho letto lo scorso anno, appunto, sono stati libri di autori emergenti, quindi capite bene che non ho potuto inserirli tutti quanti in questo video perché sarebbe stato lunghissimo e già credo che verrà lunghissimo. Io qua ho inserito solamente quelli, diciamo, scelto tra i libri a cui ho dato 5 stelle, quindi il massimo dei voti, ho scelto quelli che mi sono piaciuti in un modo particolare. Quindi vado avanti, nei vari wrap up dello scorso anno, comunque troverete le recensioni o i video specifici quando li ho fatti e vi lascio tutto linkato nelle schede e nell'info box. Qua cerco di andare un pochino veloce perché altrimenti dovrei fare tipo 3-4 video e non è il caso, ecco. Allora, alcuni di questi sono sigillati come in questo caso, quindi casomai vi metterò poi l'immagine della copertina. Comunque, il primo libro, vado in ordine più o meno cronologico. Il primo libro è Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall. È un libro che spesso vi ho citato in molti video in realtà. Edito Segreti in Giallo Edizioni, è un bel mattoncino e questo qua è un young adult paranormal fantasy che però secondo me è anche abbastanza dark, che mi è piaciuto in modo particolare. Intanto perché io adoro le streghe e le ambientazioni un po' tipo Halloween, quelle atmosfere un po' magiche di quel tipo, incantesimi, magia, mi affascinano, mi hanno sempre affascinato, e un po' perché questo libro ha avuto un po' dei risvolti inaspettati. Mon Valley è la cittadina fondata da delle streghe alla fine del 600 e in questa città iniziano ad esserci dei misteriosi omicidi. Olivia, che è l'erede di una delle famiglie fondatrici della città, cerca di capire che cosa è successo, ma non è in grado di attingere alla magia, alla propria magia fino in fondo. Ha, diciamo, dei problemi e quindi non riesce a porre fine allo sterminio proprio perché non riesce ad attingere a tutta la sua magia. È un libro che mi è piaciuto, appunto, come vi dicevo, a un certo punto sembra quasi che cambia, ha delle atmosfere più cupe, questi omicidi cupi, abbiamo vari esseri magici all'interno della storia perché abbiamo non solo le streghe, ma abbiamo anche fate, abbiamo fantasmi, insomma, abbiamo un po' di tutto e scritto molto bene, mi sono piaciute molto le descrizioni della città e nonostante appunto sia un bel mattoncino perché sono parecchie pagine, io l'ho letto molto molto velocemente, quindi io ve lo straconsiglio. Andando poi in ordine cronologico, altro libro che ho letto e che mi è piaciuto molto è Nefiria, l'ordine del fuoco celeste di Ramona Bocci. Questo è il primo capitolo di una saga urban fantasy, è il romanzo d'esordio della scrittrice ed è un fantasy romance sul filone biblico. È una storia ricca di avventure che mi è piaciuta molto, che però dovrei un attimo riguardare perché l'ho letto a gennaio dello scorso anno e quindi tante cose mi sfuggono ora dalla mente. Mi ricordo che abbiamo una protagonista molto giovane che ha una vita ma apparentemente normale, conduce un'esistenza normale e si sente di non appartenere però a questa esistenza. Sogna un mondo diverso e alla fine l'incontro che le serverà alla vita farà poi insomma succedere varie cose. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti i personaggi, nonostante sia un romanzo di esordio, non ho trovato difficoltà nella lettura e quindi aspetto il seguito con abbastanza ansia perché ormai ho aspettato un anno, quindi spero che esca presto il secondo volume. Il libro che ho adorato e ve ne ho parlato
molte volte è stato Il giuramento dell'imperatore ed è il primo di una trilogia dark fantasy con delle tinte un po' anche horror. È il primo della saga The Course of Death, ma fa parte della collana Voluntas Diaboli, una collana che è creata da questa saga di Alexander Ackerman e da un'altra saga di cui vi parlerò tra poco, di Rosa Davis. Qua come protagonista abbiamo Fallon, almeno nel primo volume, che è una bambina fuori dal comune, ha un po' di problemi di salute. Ogni anno, più o meno verso Halloween, un amico che sembra essere immaginario le fa visita, perché questo amico lo può vedere solo lei. Poi si scoprirà che tanto immaginario questo amico non è, e lei appunto come amico ha solo Caesar, che le va a fare visita una volta l'anno. Ma Caesar in realtà non è un amico immaginario, ma è un demone, ed è esattamente l'imperatore che distrusse appunto l'inferno dopo che aveva perduto la donna che amava. E seguiamo un po' in questo primo volume la crescita di Fallon nel suo rapporto con Caesar, iniziamo un po' a scoprire le cose di questo mondo. Un libro che ho trovato molto molto dark, ma a tratti anche dolcissimo, mi è piaciuto moltissimo. Personaggi già dal primo volume super caratterizzati, una scrittura molto fluida, divertente, ottimi anche personaggi secondari, non sono messi lì a caso, ma sono ben scritti, ben strutturati anche quelli. È un libro che io adoro, e di questa saga è uscita anche il secondo volume, che è Belli Crepa, la danza armata, e il terzo volume, che è La distribuzione delle aquile, letti tutti e tre e amati tutti e tre. Poi, come vi dicevo, della collana Voluntas Diaboli non fa parte solamente questa saga, ma fa parte anche la saga di Rosa Davis, con il suo primo libro, che è Incatenata agli occhi suoi. Incatenata agli occhi suoi è stato momentaneamente tolto, diciamo così, dal commercio, perché Rosa ha intenzione di cambiare alcuni capitoli, alcune parti, e poi ripubblicarlo, quindi per adesso non c'è. Però quando uscirà ve lo consiglio di già, perché la scrittura di Rosa comunque è un'ottima scrittura, e quindi ve lo consiglio anche perché queste due saghe, che possono essere lette separatamente, io però vi consiglio di leggerle insieme per avere una visione più completa dei personaggi, perché ogni tanto i personaggi saltano da una saga all'altra, e quindi leggendole tutte e due abbiamo una visione più ampia delle cose. La protagonista di Incatenata agli occhi suoi è Ether, anche qua una ragazza comune che conduce una vita molto molto normale, molto tranquilla, però appunto questa routine viene spezzata e è legata a un altro demone che si chiama Akuma. Però non voglio scendere nei particolari della trama, perché non so se il libro nuovo sarà molto diverso o no, quindi io ve lo consiglio già per quando uscirà, perché appunto so che la sua scrittura è molto scorrevole, molto dinamica, non annoia, anche qua molto divertente gli scambi di battuta dei personaggi ben caratterizzati, e quindi ve lo consiglio per questo. E ho trovato questo libro, rispetto alla saga del giuramento dell'imperatore, un po' più cupa, un po' più horror e grottesca appunto rispetto all'altra, comunque mi è piaciuta tantissimo. Altro libro che ho letto e che consiglio è The Guardians, la chiave di Aramis, di LMP. Questo qua è edito L Dream Books, che appunto è la casa editrice dell'autrice di questo libro. Questa casa editrice sforna solamente dei libri esteticamente belli, perché questo libro è molto molto bello. Ha un prezzo di, mi sembra, 18 euro circa, spesi benissimo. Vi metterò poi casomai delle immagini o delle foto dell'interno. Comunque abbiamo dell'inizio capitoli bellissimi, abbiamo delle immagini, delle illustrazioni a colori o in bianco e nero fatte benissimo, cioè è proprio un volume curato nei minimi dettagli anche all'interno, molto molto bello, da collezione.
E questo è appunto il primo volume della saga di The Guardians, che può essere però considerato un autoconclusivo. È un fantasy. Qua siamo a Berlino ed è anche un po' per questo che a me è piaciuta questa storia, proprio per l'ambientazione. Zack e Nathan sono due fate, due guardiani legati appunto da un legame. Questo legame si chiama bonding e unisce due guardiani per l'eternità. Allo stesso tempo conosciamo anche Eileen, che è stata adottata e non ha ricordi della sua vita precedente, della sua vita prima dei 7 anni. Inizia un po' tutta la storia, ovviamente questi personaggi si incontrano, eccetera. È un libro molto accattivante, ricco di azione, una trama che scorre molto bene. I personaggi sono bellissimi e i legami tra i personaggi sono costruiti molto bene. Abbiamo una storia LGBTQ e quindi è stata anche secondo me costruita molto bene la storia d'amore, di amicizia, amore inteso non solo come tra ragazzo e ragazza, tra fidanzati, ma un amore in senso più ampio. I personaggi mi sono piaciuti tutti, la storia è molto interessante e appunto può essere considerato un autoconclusivo, anche se io in realtà vorrei continuare perché mi sono innamorata della scrittura di quest'autrice e anche dei personaggi. Altro libro che ho letto in ebook è un racconto e si tratta della bambina Il Puck di Viviana Versolato. È un racconto di circa 50 pagine che io ho inserito qua perché, nonostante io e i racconti non andiamo proprio d'accordo, questo libro mi ha suscitato molte molte emozioni. È un racconto molto breve legato a miti norreni. La protagonista è una bambina che è colpita da una maledizione di cui però non ha colpa e è una storia, secondo me, commovente che fa suscitare tante emozioni, tra cui anche rabbia, e si vede molto bene lo studio che c'è dietro. L'autrice si vede che ha proprio studiato i miti norreni per scrivere questo racconto e vi ripeto, si legge velocemente, ma è molto molto carino, quindi ve lo straconsiglio. Altro libro che vi consiglio è Valley Night di Lisa Saporito. È un libro autoconclusivo, ma è il primo di una trilogia ed è un retelling di Robin Hood, dove però la protagonista è una donna. Un fantasy romance, mi è piaciuto molto, scritto molto bene, un libro molto leggero e scorrevole che fa passare bene il tempo. Mi è piaciuto questa nuova versione di Robin Hood, anche se non segue la storia perfettamente. E mi è piaciuto anche perché all'interno della storia ci sono anche degli elementi un po' steampunk gestiti molto bene. Niente, è un libro che vi consiglio, scorrevole e non vedo l'ora di leggere i seguiti, anche se questo è un autoconclusivo, però vale lo stesso discorso per The Guardians. Ormai la scrittura dell'autrice mi ha convinta e quindi voglio continuare a leggere di questa storia. Altro libro letto in realtà è una saga, quindi qua metto direttamente tutta la saga, anche se in ciccia ne ho uno solo che è l'ultimo della saga. Comunque la saga è Es de Reset di Donatella Tamburini. Il primo libro della saga si chiama Il Risveglio, mentre l'ultimo Il Giorno della Libertà. È un fantasy distopico. Qua siamo nell'anno 2100. 4-3, una cosa del genere. Una terribile malattia ha ucciso la gran parte della popolazione. Nicholas a un certo punto si sveglia e non ricorda niente. Ricorda solamente il suo nome, ma presto appunto scoprirà che il futuro dell'umanità è nelle sue mani. Mi è piaciuta molto questa saga. La scrittura dell'autrice va migliorando di libro in libro. Si vede proprio una crescita dal punto di vista dell'autrice. Mi è piaciuta molto sia la trama sia i personaggi. E devo dire che è una serie che già dal primo libro, per finire poi con l'ultimo, è ricca, 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 ricca di colpi di scena, proprio un susseguirsi di colpi di scena. E sono dei libri che vi consiglio. Sono scritti abbastanza grandi, la scrittura è molto fluida, quindi si leggono veramente in una giornata. È molto carina. Se vi piace il genere distopico, assolutamente consigliata. Tornando invece al fantasy, urban fantasy, volevo parlare della Leggenda dei Neder, che è il primo volume di una trilogia, il secondo mi sembra sia La Maledizione dei Negromanti.
amanti ed è una trilogia scritta da Roberta Fierro. È una storia che a me è piaciuta molto, che ho letto in ebook. La nostra protagonista è Diana, che a un certo punto decide di cambiare vita, lascia il suo lavoro per trovarne uno che l'avvicini all'arte, che è la sua passione, trova anche un coinquilino, diciamo, inaspettato. A un certo punto fa un incontro con un angelo e lui, questo incontro le rivela chi potrebbe diventare. E quindi lei si ritrova invischiata, senza volerlo, in una battaglia tra i Nether, che sono i prescerti dei sette arcangeli di luce, e i negromanti, che sono invece i seguaci degli angeli caduti. Una trilogia che si legge alla velocità della luce, mi è piaciuta, nonostante a me non piaccia particolarmente leggere di angeli e arcangeli, di solito non sono personaggi nei libri che mi piacciono in modo particolare, ma la storia è scritta talmente bene, i personaggi sono scritti talmente tanto bene che alla fine ti affezioni a loro, fai il tifo per qualcuno e quindi la storia si legge molto in fretta. Tra l'altro anche qua mi ricordo che ci sono dei colpi di scena e quindi niente, ve la consiglio perché è una trilogia molto carina. Tornando invece ai distopici, passiamo a The Life is Gone. The Life is Gone è un libro di Samuel Beconcini, appunto un distopico, il primo volume di una saga. Qua abbiamo il nostro protagonista Mike che si sveglia da un coma che è durato 20 anni e scopre che una guerra nucleare ha distrutto il mondo e ucciso gran parte dell'umanità. La prima persona che incontra è Demetra e i due si uniranno per affrontare dei banditi e parte così un'avventura. Un libro che mi è piaciuto molto, ben scritto, e mi è piaciuto molto perché l'ho trovato molto 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 divertente. Mi ricordo che ci sono state proprio delle parti in cui ho riso tantissimo, proprio per i personaggi, per le battute che fanno. È un libro che intrattiene tantissimo, la storia è interessante e quindi è un libro secondo me da leggere. La parte distopica, per quanto mi riguarda, è stata ben gestita. Di lui ho letto anche Titanomachia, che è uscito recentemente, anche quello mi è piaciuto molto, però dovendone scegliere solamente uno dei due per metterlo nel video, sicuramente The Life is Gone è quello che mi è piaciuto di più, proprio per questa parte molto divertente che mi ha intrattenuto e che quindi ho letto con molto molto piacere. Altro libro letto in ebook è stato L'avvento della magia, Le origini, scritta da Elena Cataneo e edito Blueberry Fantasy Edizioni. Questo è il primo libro di una trilogia che mi è piaciuto moltissimo. Qua abbiamo una strana luce che colpisce la Terra e questa luce dona a milioni di persone delle abilità magiche. E Dorothy, che ha una madre single, una segretaria di uno studio, mi sembra, di avvocati, viene colpita appunto da questa luce e la sua vita quindi cambia. Ma non è appunto solo la sua vita a cambiare, ma è la Terra che appunto deve proprio fare i conti con la magia. E mi è piaciuto molto per due cose. Intanto vedere come le persone reagiscono al diverso e quindi non è solo... Sì, qui si parla di magia, però è una tematica che si può riportare anche nella vita attuale, reale. E poi mi è piaciuto molto perché queste abilità magiche mi hanno ricordato più che altro dei supereroi, quindi mi ha dato l'idea di leggere un libro sui supereroi e mi è piaciuto moltissimo. Una storia molto interessante e aspetto il seguito, che spero esca presto, ormai è passato quasi un anno. Spero che appunto il secondo volume esca presto. Altro libro letto è Soleil Blu, l'isola del segreto, il primo volume di una trilogia. Questo qua è un libro abbastanza grossino perché sono quasi 500 pagine, che mi è piaciuto moltissimo. Qua siamo un po' a un romanzo, un po' di avventura, che racconta appunto la storia della figlia di un ex capitano della Soleil Blu, e questa donna è alla ricerca del tesoro Ruby Snoir, ma però non è la sola, perché anche Damien cerca questo tesoro e lui è il capitano della nave che ha distrutto la Soleil Blu. Quindi appunto sono entrambi alla ricerca di questo tesoro, sono due, diciamo, antagonisti naturali.
e sono entrambi in qualche modo maledetti e intenzionati però a spezzare la maledizione. Mi è piaciuto molto, è un romanzo molto di avventura, si sente proprio l'odore della salsedine, del rum, ti riporta un po' tipo ai Pirati dei Caraibi. Mi è piaciuta una storia molto dinamica, avvincente, una storia un po' diversa dal solito, con un finale che lascia il lettore un po' col fiato sospeso aspettando il secondo volume e che appunto mi è piaciuto. Come mi è piaciuto anche Guardians, la trilogia di Sophie Fontaine. Allora, questo è un libro che racchiude appunto tutti e tre i libri della trilogia. Di questa autrice in realtà ho letto praticamente tutto, sto leggendo adesso l'ultimo libro che è uscito, ho scelto però solamente questo libro da mettere nel video per non farlo troppo lungo. Abbiamo un mondo fantastico dove vivono guardiani e stregoni incaricati appunto di difendere la terra dal male e i guardiani devono costantemente combattere gli stregoni oscuri e i demoni. È un libro che mi è piaciuto molto, una storia che ha dei colpi di scena, una storia che ho trovato originale, mi sono piaciuti i personaggi, mi sono piaciuti anche tutti e tre i libri. Il libro di mezzo non ha sofferto appunto della classica sindrome del libro di mezzo. I libri di questa autrice devo dire che si leggono alla velocità della luce, neanche se ce ne rendiamo conto, e quindi vi straconsiglio comunque i suoi libri, questo in particolare ne ho scelto uno, però in generale vi consiglio di leggere i suoi libri. Altro libro che mi è piaciuto molto è L'origine del male di Samantha Garbero o Garbero, non lo so. Comunque, un libricino abbastanza piccolo, autoconclusivo, che mi è piaciuto tantissimo. Anche di questo mi sembra ne ho parlato in un video a parte. Siamo nel 1841 a La Habana, abbiamo Cortés che sposa Lady Mary e appunto è una donna con cui ha scambiato solamente, ha avuto uno scambio solo epistolare, ma che non ha mai visto dal vivo. Vede Mary appunto per la prima volta, è una donna molto bella. Cortés desidera tantissimo avere un erede e quindi sposa Lady Mary senza in realtà avere intenzione, senza volere una storia d'amore, ma appunto lui vuole un erede. I due si innamorano in realtà, ma niente è come sembra. È un libro che mi è piaciuto molto, dalle prime pagine subito colpo di scena. Mi è piaciuto perché ha un po' delle tinte gialle, dove appunto seguiamo i protagonisti, il protagonista non vi dico chi, che deve cercare una persona per capire le cose, insomma, non voglio farvi spoiler, però mi è piaciuto molto appunto per queste tinte gialle che prende il libro e sono 210-220 pagine, io questo libro l'ho letto in una giornata, scorrevolissimo, piaciuto moltissimo. Proseguendo poi con gli autori emergenti, vi parlo di Elisa Cavalli. Io l'ho conosciuta con Endless, il primo di una trilogia, mi sembra, urban fantasy, la parte romance è molto presente. Questo libro verrà pubblicato in self e non so se verrà cambiata un po' la trama, quindi non vi parlo della trama di questo libro, però questo libro a me è piaciuto moltissimo. E è quello che mi ha appunto fatto scoprire l'autrice. Ho letto poi Lunaris, vorrei leggere la nuova versione o il cartaceo, spero di iniziarlo presto, e poi ho letto anche i primi due volumi della saga di Midnight Roses con La notte delle rose e Le spine della regina. Mi sono piaciuti moltissimo. Edizione curatissima anche all'interno. Abbiamo in questo mondo fantastico, a mezzanotte cadono dei petali e quindi nella parte dove siamo appunto in questo mondo fantastico e siamo a mezzanotte, nelle pagine cadono i petali di rosa, quindi è proprio curatissimo nei minimi dettagli. Anche qua abbiamo all'interno delle belle illustrazioni. La trama, per quanto mi riguarda, è originale. Elisa Cavalli trova sempre o delle trame o il modo in cui sviluppa le trame, secondo me è sempre molto originale. In questo libro, i finali di questi due libri hanno dei colpi di scena strepitosi, si leggono in fretta, personaggi ben caratterizzati, il mondo in cui si svolge la vicenda è molto ben
ben costruito, è molto affascinante e quindi vi straconsiglio questi libri. Comunque giù nell'info box troverete tutti i libri e gli autori o le autrici appunto che vi ho mostrato in questo video. Proseguendo vi parlo di Cernunnos, la resilienza di Linda Lipari. Questo qua è un young adult urban fantasy che è, anche questo mi è piaciuto molto. Abbiamo la nostra protagonista che è nata e cresciuta con la madre a Colonia e un giorno incontra un ragazzo molto bello e anche molto misterioso. Lui sembra nascondere molti segreti e appunto la nostra protagonista con l'aiuto dei suoi amici riesce a scoprire che cosa nasconde. Scrittura molto molto scorrevole e fluida, mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione, mi ricordo che la prima parte è un pochino più lenta, non noiosa, semplicemente lenta, iniziamo a chiederci, a farci delle domande sul nostro protagonista, sulla storia, e invece la seconda parte è un po' più dinamica, e niente, mi è piaciuto, l'ho trovata una storia di per sé comunque sviluppata bene, originale e quindi assolutamente consigliata. Un libro, un racconto che ho letto in ebook è Deep Blue di Sabrina Pennacchio. Ora, di Sabrina Pennacchio io ho letto tutto tranne l'ultimo libro che però ho in ebook per una collaborazione e penso entro la fine di questo mese inizierò a leggere e quindi devo dire che posso tranquillamente consigliare l'autrice in quanto nessuno dei suoi libri mi ha mai deluso. Consiglio Deep Blue semplicemente perché con i racconti è più difficile conquistarmi e quindi ho preferito mettere un racconto che mi è piaciuto molto rispetto a un libro. Questo è un racconto fantasy, forse per un pubblico un po' più giovane. Questo è un young adult che però a me è piaciuto molto. La nave da crociera su cui viaggia la nostra protagonista e i suoi genitori affonda e, nel triangolo delle Bermuda e lei è l'unica sopravvissuta. Sopravvive perché qualcuno che non sembra essere umano l'ha salvata. 15 anni dopo lei e la sua migliore amica tornano a quel luogo per scoprire che cosa è realmente accaduto e chi e che cosa l'ha salvata. Mi è piaciuto molto, si legge velocemente, i tempi sono ben scritti, i personaggi sono ben caratterizzati, riesce a empatizzare e a tifare per loro e quindi è un racconto che assolutamente vi consiglio, ma ripeto, vi consiglio comunque tutti i libri dell'autrice. Altro libro che vi consiglio, che ho letto in ebook, è Lacrime di cera di Liliana Marchesi. Qua siamo su un romance distopico, un autoconclusivo che a me è piaciuto molto sia per la scrittura dell'autrice sia per la trama che ho trovato comunque interessante. Siamo in un mondo distrutto dalla guerra dove regna sovrano un impero legato alle tradizioni dell'Ottocento ed è servito da degli automi che hanno un aspetto umano. Qui abbiamo la nostra protagonista Camille che è ignara di essere prigioniera in un'utopia. Contro il suo volere verrà promessa al futuro imperatore. Lei però non vuole, quindi in cerca di una via di fuga da questo impero scoprirà appunto l'esistenza di un sotterraneo segreto dove troverà lui che sarà la sua unica salvezza ed è un libro che a me è piaciuto molto, scorrevole, interessante, abbastanza originale, dinamico e avvincente, sicuramente non annoia. Ho letto anche un altro libro dell'autrice, Strati, ma tra i due sicuramente ho preferito Lacrime di cera, mi è piaciuto veramente tanto. Altro libro che vi consiglio è un libro di R.M. ed è Abyssus, anche qua un racconto. Io di questa autrice ho letto anche The Dragon's Cave, che mi è piaciuto moltissimo, e il suo ultimo uscito che è Return of Wonderland, che è un retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie con protagonisti vampiri. Consigliati assolutamente tutti e tre, però vi parlo in particolare di questo semplicemente perché
vale per lo stesso discorso di Sabrina Pennacchio, è difficile che un racconto mi convinca, e quindi quando un racconto mi convince lo consiglio sempre, perché vuol dire che oggettivamente è ben scritto. Qua appunto abbiamo un urban fantasy, vi leggo che cosa c'è scritto dietro. Era stata marchiata con il simbolo dei reietti. Voleva vendetta per la morte di sua madre. Doveva solo impossessarsi dell'anima del primogenito di Nettuno e ottenere così il tridente. Un gioco da ragazzi, tuttavia, non poteva mettere a tacere il suo cuore. Abbiamo un racconto di meno di 100 pagine che comunque riesce a trasportare il lettore nella storia. Abbiamo qua delle sirene, abbiamo Nettuno ed è una storia ben sviluppata. I personaggi sono ben caratterizzati, la scrittura di quest'autrice è molto scorrevole. Devo dire che da questo, che mi sembra sia questo il primo libro, all'ultimo che ha scritto si nota comunque un'evoluzione della sua scrittura. Nonostante questo, nonostante l'ultimo libro sia oggettivamente scritto meglio, anche il primo libro non è scritto male, quindi è comunque scorrevole, si legge bene, intrattiene bene e quindi ve li consiglio tutti. Ho voluto puntare un attimo un focus in più su questo racconto perché è riuscito a convincermi pienamente, appunto, nonostante sia un racconto. Altro libro che vi consiglio è Storie della cacciatrice i Senza Luna. Questo qua è edito Bookabook, scritto da Samantha Grandotti, il primo di una trilogia. Vi dico però che questo primo volume uscirà o è già uscito, non so quando pubblicherò questo video, ristampato dalla casa editrice L Dream Books, quindi la stessa che ha pubblicato questo libro qua. Quindi vi faccio vedere la copertina meravigliosa con le pagine olografiche, bellissima, quindi un'edizione stupenda con delle illustrazioni a colori dentro, quindi esteticamente cambierà questo libro, ma non cambierà nel contenuto. E tra l'altro è uscito insieme al primo, uscirà anche il secondo, escono praticamente insieme in questa edizione meravigliosa. Qua abbiamo un patto tra uomini e licantropi, però ci sono tre morti nel villaggio e la colpa sembra proprio ricadere su i licantropi. Abbiamo però la nostra protagonista, che è Laila ed è la figlia del governatore della valle, che decide di far luce su questi omicidi. Però trovare il colpevole non è così semplice come sembrerebbe, perché le cose non stanno proprio così come sembrano. Devo dire che questo libro a me è piaciuto tantissimo. Samantha, per quanto mi riguarda, è una bravissima scrittrice che riesce a coinvolgere il lettore già dalle prime pagine del racconto. I personaggi sono scritti benissimo e anche quelli secondari non sono messi a caso, ma sono inseriti nella storia per un motivo ben preciso. Quindi c'è proprio una cura nella costruzione della trama, dei personaggi, degli ambienti, una cura molto alta. Devo dire che questo primo volume a me è piaciuto moltissimo, a breve inizierò la lettura del secondo e vi farò sapere come andrà per il secondo, intanto il primo io ve lo straconsiglio. Altra lettura è L'equilibrio del tutto, un bel librone di quasi 500 pagine, questo è un adult fantasy però con elementi di fantascienza, horror e romance. È il primo di una saga ed è un libro che a me è piaciuto molto perché all'interno di questa storia abbiamo non solo una mescolanza di generi ma abbiamo anche una mescolanza di personaggi, perché non solo abbiamo gli esseri umani ma abbiamo anche elfi, abbiamo fantasmi, alieni, nani mi sembra, quindi insomma c'è di tutto. E nonostante sia un mescolone di personaggi, di generi, di tutto, è un libro che è riuscito. Queste 400-500 pagine si volano perché la storia è super originale, super interessante, molto avvincente, c'è un sacco di avventura, battaglia, guerre, segreti, colpi di scene, insomma non ci si annoia leggendo questo libro. Il nostro protagonista si risveglia dopo un'ibernazione di 100 anni dove troverà un mondo che è completamente cambiato e gli umani hanno perso il predominio e appunto
appunto abbiamo maghi, elfi e nani che possono finalmente stare alla luce del sole. C'è però una guerra contro gli alieni e insomma è una trama molto ricca, molto ricca di cose, molto ricca di personaggi, ma i personaggi sono molto caratterizzati e quindi non si confondono mai. E niente, aspetto con trepidazione il seguito perché il primo volume mi è piaciuto tantissimo. Altro libro che mi è piaciuto tantissimo, ve ne ho parlato e riparlato, è L'urlo della sirena di Maria Enea. Questo l'ho letto a novembre, è un romanzo storico e di formazione dove siamo nel 43 a Palermo. La nostra protagonista è Cristina, una bambina affetta da poliomielite che si ritrova appunto in mezzo a questa guerra. Lei sarà una sfollata, andrà da sua nonna in periferia e farà l'amicizia di una marchesina e di sua cugina Franca È proprio questo legame di amicizia che fa sì che queste ragazzine riescono poi a affrontare tutti i vari problemi legati alla guerra, ma non solo, che si ritrovano davanti. Mi è piaciuto tantissimo, non solo per come è scritta la storia, ma proprio per queste nostre tre protagoniste, per il loro legame. Per il modo in cui affrontano le cose, il modo in cui si aiutano a vicenda, è un libro che a me è piaciuto tantissimo, che vorrei rileggere, che per quanto mi riguarda è uno dei libri migliori che io abbia mai letto. Lo consiglio tra i migliori, insieme a quelli di Alexander Ackerman, e assolutamente ve lo consiglio anche se non amate troppo i libri che parlano di guerra, perché magari siete un po' sensibili, perché qua, nonostante le tematiche siano grandi e pesanti, sono trattate molto bene e questo secondo me è un libro che può essere tranquillamente letto nelle scuole e veramente super consigliato, dategli una possibilità perché è veramente un bellissimo libro. Ultimo libro di cui vi parlo è Choiceless di Dario Fedeli, edito Bookabook. Questo libro l'autore vuole ripubblicarlo, non mi ricordo se in self o con un'altra casa editrice. Comunque questo è il primo volume di una saga distopica che mi è piaciuta tantissimo, anche qua un bel mattoncino di 400 e passa pagine, che però si legge molto molto velocemente. Anche qua siamo in un futuro post apocalittico, i nostri protagonisti sono Kyle e Derek, che sono amici di una vita e vivono nell'ultimo avamposto dell'umanità, che è ridotta al collasso. Qua la città è nelle mani di un presidente molto spietato che comanda il popolo grazie proprio a un regime di terrore che installa nelle persone. Abbiamo un vaccino che questi abitanti devono farsi, però il problema è che questo vaccino, che amplifica che dà, diciamo, dei poteri speciali, nella maggior parte dei casi però crea la morte. Le abilità speciali sono tipo la super velocità, la telecinesi, la super forza e poi non ricordo, vista amplificata e udito amplificato. Appunto, però in pochi sopravvivono all'iniezione e Kyle e Derek si ritrovano in un'età per cui anche a loro tocca questa iniezione, ma poi scopriranno che le cose non sono come sembrano, che il presidente non è quello che sembra e insomma è una storia ricca di cose, di avvenimenti, ricca di colpi di scena, di azione, è una storia che non annoia, è una storia che commuove, è una storia che intrattiene benissimo e se vi piace il genere assolutamente ve lo straconsiglio. Io spero che l'autore riesca presto a ristampare il primo volume e anche il secondo, perché è veramente una bella bella storia. Io mi scuso per questo video che è avvenuto molto lungo, ma volevo racchiudere quelli che per me sono stati i libri e gli autori emergenti o autrici emergenti del 2022 e darvi qualche consiglio. Ovviamente, ripeto, se non ci sono alcuni libri o alcuni autori o autrici emergenti, è semplicemente stata una questione di tempo, di spazio e anche perché ho scelto tra i migliori
meglio. Quindi magari ci sono altri libri che io non ho nominato in questo video, ma a cui ho dato 5 stelle, che mi sono piaciuti tantissimo. In ogni caso trovate tutti i vari link di video, dei libri, degli autori, trovate tutto giù nell'info box. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere e mi supportate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!